poeta esclusivo d'amore. È così che recita una delle poesie più famose di Sandro Penna. Per il poeta, questo sentimento non era solo romantico, ma una vera e propria affascinazione per tutto, compresa l'arte. La mostra nasce da una idea di Tommaso Mozzati, che è curatore della mostra insieme a Roberto Deidier e a me, relativamente alla necessità di dare una nuova contezza alla figura di Sandro Penna, non soltanto appunto come grande poeta, come uno dei più grandi poeti del Novecento, ma anche nel suo rapporto privilegiato con le arti. Scopriamo un personaggio ricco di colori, questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di intitolare la mostra con uno dei suoi versi più famosi. L'azzurro e il bianco della sua divisa, e fuori un mare tutto fresco di colore. È un mare tutto fresco di colore proprio perché le opere con le quali conviveva a strettissimo contatto nella sua casa magazzino sono quelle che rendono colorato un mondo che apparentemente è buio e malinconico, ma frutto di quel pregiudizio che abbiamo detto legato agli ultimi anni della sua vita. Nato a Perugia nel 1906, Penna nella sua vita incrocia i percorsi artistici di diversi pittori. Quando smette di scrivere poesie, il poeta si dedica all'attività di mercante d'arte. La mostra, che rimarrà aperta al pubblico nella Galleria Nazionale dell'Umbria fino a gennaio 2024, presenta 150 opere di vari autori, da Pablo Picasso a Mario Schifano, a cui vengono associati alcuni manoscritti di Penna. Abbiamo scelto di aprire la mostra con questo ritratto di Sandro Penna a Villa Borghese, che è un'opera del 45, fatta da un artista, un pittore importante del secondo dopoguerra italiano che si chiama Alfredo Tamburi. Abbiamo scelto di aprire proprio con questa perché era una rappresentazione molto eloquente della figura del poeta perugino, disteso con un libro in mano in un luogo utopico del mondo della mappa urbana romana, cioè il grande parco di Villa Borghese. Il luogo probabilmente non è il luogo scelto a caso, era un luogo anche della mappa omosessuale della città, e sappiamo bene come la poesia di Penna si nutrisse a livello di ispirazione proprio del tema ricorrente dell'amore omosessuale e della passione per i fanciulli. Tutte le opere provengono dalla casa di Penna, in via Mole dei Fiorentini a Roma, dove il poeta si intratteneva con altri pittori, scultori, galleristi e letterati dell'epoca. Ci abbiamo tenuto, anche nelle didascalie di mostra, a censire le dediche al poeta, che sono dediche sempre affettuose, sempre importanti. Ci sono quelle di Tano Festa che dicono a malincuore a Sandro Penna, perché il poeta gli aveva probabilmente sottratto dei dipinti che Festa non voleva regalare. Sono rapporti davvero affettuosi che sono testimoniati anche dalla sceneggiatura di Umano non umano. E per raccontare i 15 minuti che sarebbero dovuti essere dedicati a Sandro Penna, Schifano segna solo 3 righe, dicendo la condizione dell'uomo, la solitudine, che è la condizione del poeta è Sandro Penna.